Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in una radura in un bosco di latifoglie e abbiamo incontrato Paxillus involutus. Si tratta di una specie piuttosto diffusa che compare a gruppetti anche numerosi, che però è bene conoscere perché si tratta di una specie tossica. Il Paxillus involutus cresce soprattutto nei boschi di latifoglie e nei boschi misti. Si presenta con una colorazione bruno-giallastra o talvolta bruno-olivacea, con il margine che nel giovane esemplare è fortemente involuto, cioè piegato verso le lamelle, e si estende poi a maturità. Un margine che nel maturo è acuto, e sotto il cappello troviamo delle lamelle molto fitte, di colore giallo, che vanno verso il brunastro con la maturazione. Queste lamelle sono anche facilmente separabili dalla carne sottostante semplicemente forzando, vedete, si staccano in modo netto dalla carne sottostante. Questo è un carattere abbastanza caratteristico di questa specie. Un'altra caratteristica di queste lamelle è che si sporcano di brunastro al tocco. Il gambo è piuttosto tozzo, corto, affusolato verso la base. La carne è una carne color giallo legno. In questo caso la carne del gambo presenta una cavità e verso la base vediamo delle colorazioni, delle tinte bruno rossastre. Un'altra specie simile a questa, piuttosto comune nel nostro territorio, è Paxillus filamentosus, che però è leggermente più piccola e cresce sotto gli ontani. Si tratta comunque di specie tossiche che vanno conosciute. Abbiamo detto il nome è Paxillus involutus ed è tutto per oggi. Ci rivediamo con una nuova specie.